Interviene ora il presidente della Regione Toscana, Enrico Rossi. Buongiorno, caro direttore, carissimi professori e studenti, signor sindaco, autorità. Sono veramente lieto e anche un po' emozionato di rappresentare la Regione Toscana all'inaugurazione dell'anno accademico 2014-2015 della Scuola Normale Superiore di Pisa, nel suo 204° anniversario. Ebbe un ruolo importante, ovviamente nella Fondazione Napoleone, ma un ruolo poi lo ebbe anche, come sapete bene, il Granduca Leopoldo, qualche anno dopo, che decise che qui si attribuisse a questa scuola il ruolo di essere semenzaio dei professori e dei maestri delle scuole secondarie del Granducato. Da allora è passato tanto tempo e questa scuola è stata senz'altro all'altezza, in modo straordinariamente importante del suo ruolo, fornendo allo Stato unitario italiano la sua classe dirigente, accademica, politica, scientifica. Io credo che per il futuro della Toscana, ma anche per il Paese, il rapporto con l'università è davvero un punto cruciale. E quindi, prima di tutto, mi voglio complimentare con voi per i vostri successi, per questo rendiconto così puntuale, equilibrato che è stato fatto, con una tensione, bella tra lo sforzo di sottolineare con orgoglio i risultati ottenuti, ma anche, le difficoltà, i momenti da superare. La Normale è quindi un orgoglio per questo ranking che è stato ricordato dal direttore Beltram, di avere posizionato finalmente un'università italiana tra le prime 100. E permettetemi di aggiungere ancora, qui abbiamo l'idea di una realizzazione completa di un dettato costituzionale. L'articolo 34, che vi è noto, quello per cui i meritevoli e i capaci devono essere messi in condizione di poter raggiungere i gradi più elevati di studio, hanno diritto a raggiungere, secondo la nostra Costituzione, i gradi più elevati degli studi. Siamo in presenza di un'università pubblica che riesce a far quadrare i trasferimenti sempre minori dello Stato con un'elevata capacità di relazione internazionale, di rapporto con l'Europa e anche di un rinnovato rapporto, come è stato rammentato bene dal direttore Beltram, con le istituzioni locali. Il quadro generale che noi abbiamo in questa regione è senz'altro un quadro di crisi, ma anche di un dinamismo che non era atteso, almeno in questa dimensione. La Toscana in questa crisi si è data da fare. Mi verrebbe quasi da dire che c'è una somiglianza tra la Scuola Normale, se mi è permesso, e la reazione che la Toscana ha avuto verso la crisi. Gli indici economici, pure in questa crisi, sono i migliori della media nazionale. La nostra regione è leader nelle esportazioni ed è leader italiana anche nell'attrazione degli investimenti. Questa dimensione internazionale, così ben sottolineata anche dal direttore Beltram, è anche la dimensione, per certi aspetti, inaspettata di questa regione. Questa è la dimostrazione che c'è capacità di risposta, che c'è più dinamismo di quanto potessimo pensare. Potrei citare molti esempi. Uno tra tutti mi ha colpito della vostra capacità di questa relazione. Mi è stato suggerito, un vostro giovane ricercatore ha vinto un grant europeo per uno studio con 10 università del Mediterraneo sul grande filosofo, matematico e grande medico Avicenna. Io vorrei prendere spunto da qui per dire che questo ruolo di civilizzazione che ha la cultura, ecco, trova in questo momento drammatico del Mediterraneo, percorso da guerre, da terrorismo, da fanatismi, un elemento di speranza nelle ricerche che da qui partono, da questo vostro giovane ricercatore. So che questa dimensione internazionale è il vostro futuro. E penso che si potranno trarre sempre più vantaggi da questa dimensione. Non dobbiamo viverla come un elemento negativo.
negli incontri che mi capita di fare, un po' come dalla vostra slide che abbiamo visto, le direzioni vanno sia verso gli Stati Uniti che verso l'Estremo Oriente. Un occhio particolare la Toscana, io credo, deve metterlo anche verso l'accordo di partenariato che si spera verrà firmato entro l'anno, il TTIP. Io penso che per una regione orientata all'export, per una regione che interessa molto gli Stati Uniti, presenti con grandi università in tutta la Toscana, per una regione che ha capacità di attrazione, anche di suggestionare i nostri amici e colleghi di oltreoceano, questa sarà un'opportunità importante. Sarebbe interessante riuscire su questo a fare squadra come sistema regionale. E voi partite certo da una base assolutamente importante. L'altro orizzonte è quello legato al mondo cinese, con cui questa regione intreccia rapporti sempre più forti. Ciò che è problema può diventare opportunità, ciò che è dramma può diventare speranza per il futuro. Anche la presenza di una comunità cinese come quella che abbiamo a Prato può essere, e i legami che stiamo stabilendo anche con altre università come quella di Siena, può essere una prospettiva interessante di internazionalizzazione per la nostra regione. Qui siamo nella sede della scuola normale, quindi così mi è stato insegnato, delle scienze pure, scienze che sappiamo non essere distanti da quelle applicate, ma anzi ne costituiscono l'anima. Un'anima essenzialmente dipendente dal capitale umano e dalla qualità e dall'intensità della formazione, altrimenti non si spiegherebbero i vostri successi. La qualità della formazione, il capitale umano è davvero la prima risorsa che abbiamo in questa scuola, che abbiamo in generale forse in questa regione. Certo, noi sentiamo l'esigenza di recuperare in Italia un rapporto tra ricerca e mondo dell'impresa, però sarebbe sbagliato se noi rinunciassimo a ciò che è la nostra identità, la nostra tradizione, questa capacità di stare sul fronte anche della ricerca pura, di investimento sul capitale umano. E questo richiede forti investimenti da parte dello Stato, richiede una capacità di programmare le risorse e gli investimenti anche da parte dello Stato in questo settore. Noi non dobbiamo, come dire, seguire le mode, ecco. Penso che dobbiamo stare attenti. Oggi questo bisogno di rapporto tra mondo dell'impresa e ricerca è importantissimo, deve essere sviluppato, ma i pochi contatti, la poca esperienza che mi è capitato d'avere mi dice anche che nelle grandi università la ricerca pura è coltivata anche in connessione con quell'idea che ognuno deve seguire la propria vocazione, che è sancita dalla nostra Costituzione, quindi sta nel nostro patrimonio culturale. Io penso che la questione riguarda molto l'Europa e sono un politico, non posso che fare riferimento al fatto che queste politiche di ristrettezze e di austerità stanno particolarmente condannando il nostro Paese. Joschka Fischer ha scritto di recente un libro dove ricorda come furono condonati i debiti di guerra e la Grecia fu tra i primi Paesi a volere il condono dei debiti di guerra alla Germania. Il nostro presidente Prodi ci ricorda che noi abbiamo sostenuto l'unificazione della Germania. Noi crediamo nell'Europa, ma abbiamo anche bisogno di un'Europa solidale verso il Sud. Abbiamo bisogno di un'Europa che ci metta in condizioni di poter uscire dalle attuali condizioni di difficoltà, di tenere i conti a posto, ma di guardare anche al futuro e di poterci sviluppare secondo le nostre attitudini e secondo le nostre vocazioni. Mi pare un punto politico che ci riguarda tutti come italiani, indipendentemente dagli orientamenti, dai nostri desideri o dalle nostre sensibilità culturali che possono essere, ed è giusto che siano, ovviamente diverse. Un altro punto, sempre su questo tema della ricerca, io mi permetto di rivolgerlo al Governo, a cui
dico che apprezzo lo sforzo di regolarizzare il mondo del precariato dentro la scuola. Mi sembra un passaggio importante di giustizia, ma guai a noi se facessimo altri tagli alla ricerca. Se pensassimo che lo sviluppo solido del Paese si può raggiungere solo attraverso un abbattimento del costo del lavoro e non anche attraverso una scommessa sul valore aggiunto che incorpora nei prodotti il massimo della ricerca scientifica che è possibile incorporare. A questo proposito vorrei cogliere uno spunto che mi è stato dato dalla relazione introduttiva del professor Beltram per dire che la Regione Toscana sarebbe disposta a ragionare con voi su come favorire l'ingresso nel mondo del lavoro degli studenti che escono con un alto livello di specializzazione dalle scuole e dalle università della Toscana e anche ovviamente dalla vostra. Noi abbiamo un progetto, Giovani Sì, che può favorire questo rapporto con le grandi imprese, ad esempio, che possono essere interessate alla qualità della formazione che senz'altro nella nostra regione è importante. E questo anche allo scopo di trattenere, non solo di, come è normale, come è naturale, disperdere e collocare anche nel mondo, a partire anche dalle legittime ambizioni che i giovani hanno, personale che qui formiamo, su cui facciamo un investimento. Io penso che bisogna attrarre e non bisogna temere solo chi se ne va, ma bisogna anche avere la consapevolezza che occorre tenere in equilibrio la partita, altrimenti siamo in perdita, insomma, altrimenti non riusciamo a far sì che un investimento importante che facciamo sul versante della formazione, che comunque fa il nostro Paese, abbia poi quell'effetto di ricaduta positiva e di stimolo nel complesso della società, nella classe dirigente. Insomma, verrebbe da dire, mantenere quella capacità che ha avuto la scuola normale di formare e fornire la classe dirigente su tutti i settori a questo Paese. Forse su questo un ragionamento possiamo farlo e forse possiamo trovare anche qualche strumento per poter attuare un inserimento migliore, un rapporto migliore dei giovani che escono dalla scuola normale con le attività, con il mondo del lavoro, con l'economia e anche con le istituzioni di questa regione. Apprezzo molto e sostengo, ci sono i fatti a dimostrarlo, questa capacità che la scuola normale ha avuto di dimensionarsi anche su un livello regionale. Io insomma credo profondamente a questa dimensione, penso che Firenze e Pisa siano come due fuochi di un'ellisse la cui orbita ruota attorno a questo territorio ricco di grandi tradizioni, di storia, di economia. Penso che le potenzialità, la base manifatturiera che noi abbiamo siano cose straordinarie, che riuscire a connetterle, riuscire a creare un cortocircuito anche di dimensione regionale, la nostra è una storia forte di campanili, ma se riuscissimo a superarla potrebbe questo dir bene per noi, potrebbe portare cose senz'altro positive. Ecco, è con questi auspici che io voglio augurarvi un buon anno accademico, rivolgendomi in particolare ai giovani, a cui vorrei dire parole semplici, insomma. Penso che non bisogna avere paura, penso che bisogna combattere, avere coraggio, accettare le sfide. Come è stato spesso detto, il nostro nemico è la paura. Una vecchia frase di Martin Luther King così diceva: una notte la paura bussò alla nostra porta, la speranza si alzò e andò ad aprire e non trovò più nessuno. Ecco, forse a noi dobbiamo pensare di poterci collocare un po' in questa dimensione. Sappiate che la Regione comunque è al vostro fianco, pronta a darvi, come ha sempre fatto, mano per il vostro sviluppo e per la vostra crescita. Buon anno accademico.